Ecco, stiamo facendo la seconda filtrazione, abbiamo finito la prima cotta, inoculato il lievito, sparging in corso e filtrazione dall'altra parte. Temperatura di sparging 76-78 gradi, 79 è la temperatura del tino di cottura, che sta già iniziando a l'acqua di sparging è terminata in questo momento. Andiamo a spegnere la pompa, terminiamo la filtrazione con l'acqua che c'è all'interno del tino di cottura. Filtrazione ovviamente la facciamo andare lentamente, non manca molto. Seconda filtrazione della seconda cotta, abbiamo finito lo sparging, tutta l'acqua è stata portata nel tino di cottura per lavare le trebbie, finiamo di travasare il mosto con la filtrazione e poi sta salendo l'acqua, la temperatura per andare in bollitura, siamo a 80 gradi adesso, andiamo a spegnere il riscaldamento dell'acqua di sparging perché non serve più. Finita la filtrazione, inseriamo la bollitura. Lupoli già pronti. Monogittata, 60 minuti. Cottura, la filtrazione avviene tramite questo accessorio e la pompa presente sul questo tino che è quello di cottura. Qua abbiamo il mosto dopo la cottura, sul fondo fra un po' si vedranno le trebbie, quindi il malto cotto che è servito per creare il mosto. Sul fondo c'è un filtro, una rete forata in acciaio inox per far da filtro. Serve a trattenere le trebbie e per permettere la filtrazione, quindi di portare di qua solamente il mosto senza che le trebbie vengano ovviamente portate in bollitura. Abbiamo finito praticamente la seconda cotta, la prima abbiamo terminata circa un'ora e un quarto fa, adesso la seconda cotta, sta finendo la filtrazione, nel frattempo stiamo salendo in cottura, spegniamo il riscaldamento anche del tino di meshing, quindi di cottura, perché tanto ormai non è più necessario. Stiamo quasi per finire la filtrazione. Porteremo il livello a coprire completamente il raccordo di uscita, che è indicativo dei 14,5 litri in bollitura. Dopo la bollitura ne avanzeranno 12 da portare nel fermentatore. Siamo quasi, qua si iniziano a intravedere le trebbie, non so se col riflesso si vedono, comunque a circa ancora ci sono 2 cm d'acqua prima di arrivare a scoprire le trebbie, ovviamente non vanno mai scoperte per evitare di ossidarle. Ci siamo quasi, abbiamo quasi terminato, il raccordo è quasi completamente coperto. Qua si vedono molto più chiaramente le trebbie, quindi il malto che è rimasto, si vede bene la farina presente nella parte superiore che grazie al ricircolo è stata portata tutta sopra.
ci siamo quasi, siamo quasi a livello, il raccordo è quasi completamente sommerso. Abbiamo finito quasi la filtrazione, ecco, ci siamo, il raccordo praticamente sommerso, spengo la filtrazione, chiudo il rubinetto, a questo punto vado a prendere il tubo che ci è servito per la filtrazione e aspetto che finisca ovviamente di... Ok, lo sposto di qua in modo tale da poter fare poi la pulizia del tino. Nel frattempo posiziono il coperchio sul tino di bollitura per permettere ovviamente di salire più in fretta la temperatura, attualmente a 83 gradi, ma soprattutto per evitare che le foglie di questo salice finiscano all'interno, essendo adesso all'esterno della in esterna. A questo punto posso proseguire a estrarre il cestello per poter fare la pulizia. Devo stare attento all'ugello di spargine che probabilmente sarà ancora caldo. No, ha fatto tempo a raffreddarsi. Lo svito per smontarlo e poi ovviamente successivamente pulirlo. Molto semplicemente, sua vite, le sue guarnizioni, tutto in inox, tutto smontabile ovviamente per la pulizia. Il cestello molto semplicemente lo si solleva e lo si estrae. Ovviamente nella parte sotto tenderà a uscire ancora del mosto, lo lascio scolare. Vedete che c'è ovviamente i rimasugli presenti sul fondo che tendono, appena sono nelle condizioni di poterlo togliere, c'è ancora parecchio mosto che esce dal cestello. Il cestello è dotato del filtro nella parte inferiore che permette la filtrazione. Si vede qua la mera forata, permette questo foro qua, è quello dove passava la sonda praticamente di temperatura, permette la filtrazione. A questo punto posso prendere il cestello e lo posiziono in un secchio e lo lascio scolare praticamente per poter poi svuotarlo. A questo punto si può proseguire con il lavaggio dell'impianto molto semplicemente. In che modo? Prendo gli accessori che permettono il lavaggio, ossia il raccordo per i whirlpool, al quale vado a collegare, scusate, devo farlo con due mani, appoggio un attimo il telefono, vado a dell'acqua, dopodiché scollego, anzi posso lasciarlo anche collegato lì, visto che è leggermente caldo. Scusate ancora, devo appoggiare il telefono per collegare l'altro raccordo. Ok, ci siamo, perdonate il nero, ho collegato il raccordo dell'acqua da una parte e il raccordo dell'acqua dall'altra. A questo punto molto semplicemente canna dell'acqua per poter portare acqua pulita nell'impianto, la vado a collegare all'ingresso. A parte la canna, tutto quello che vedete viene dato in dotazione con l'impianto, tubo dell'acqua molto semplice per lo scarico, lo collego all'uscita, sono i classici raccordi dell'acqua da giardino, canna dell'acqua, si scarica, la si porta praticamente in scarico, in questo caso nel prato, se no tranquillamente lo si può portare dentro un lavandino. Vado ad aprire l'acqua per portare acqua pulita all'interno dell'impianto. Ok, vedremo l'acqua che passa all'interno, e aprendo il rubinetto io vado a scaricare quello che c'è presente praticamente sul fondo. Aspettate che diminuisco la quantità d'acqua perché è eccessiva. Ok, aspettate che, ok, io qua sto andando a scaricare l'acqua presente sul fondo del contenitore, mentre qui lo sono andato a immettere. Perdonate l'avanti e indietro, ma devo andare a regolare la quantità d'acqua che entra rispetto a quella che esce, però chiudendo leggermente il rubinetto. A questo punto molto semplicemente lascio scaricare, lascio che
la pompa scarichi praticamente l'acqua presente. Chiudo leggermente l'acqua in ingresso in modo tale da scaricare il più possibile il contenitore. Nel frattempo qua, come vedete, stiamo proseguendo con la bollitura, siamo a 87 gradi, sta salendo la temperatura fino ad arrivare in bollitura, poi aggiungere i luppoli. Qua ho spento l'acqua in ingresso per far svuotare il contenitore il più possibile. Quello che vedete è il rimasuglio della cotta, non è che è niente di che, è mischiato dell'acqua pulita. Adesso, appena avremo svuotato la maggior parte dell'acqua, proseguirò in mettere acqua pulita per poter poi... Nel frattempo di qua stiamo scaricando con la pompa l'acqua presente all'interno con tutto quello che è praticamente presente nel tino di cottura, molto semplicemente, senza dover fare nessun'altra operazione. Siamo quasi sul fondo, ok, come vedete la pompa aspira quello che è rimasto sul fondo, vado ad aprire l'acqua pulita per rimetterne di nuova, vediamo se non ne ho fatta arrivare troppa, no, è anche poca, mettiamolo ancora un po', ok, sta arrivando l'acqua pulita, ne apro ancora un po', perdonatemi ma il rubinetto non è vicino, ok, sta entrando acqua pulita, come vedete molto semplicemente viene scaricato tutto quello che c'è sul fondo della pentola, utilizzando la pompa stessa, senza dover far nulla di particolare, entra acqua pulita che viene ovviamente dal rubinetto e utilizzando la pompa stessa del contenitore, accessorio del ricirco collegato a un normalissimo tubo dell'acqua, lo sto scaricando praticamente, automaticamente così andiamo a pulire l'impianto senza dover fare nessuna operazione strana. Ovviamente il bordo della pentola andrà pulito perché un po' di residui rimarranno, ma molto semplicemente, soprattutto appena, se non si lascia leccare dopo, seccare dopo la cotta, molto semplicemente la pulizia diventa rapida e semplice da fare. Vado a chiudere leggermente l'acqua. In modo tale da poter scaricare il più possibile. Come vedete la pompa sta portando via tutto quello che c'è presente all'interno del contenitore. Nel frattempo ne approfittiamo per pulirne le pareti. L'acqua che metto è acqua pulita ovviamente. Tutti gli accessori che vedete sono forniti insieme all'impianto, tranne il tubo dell'acqua fisico, proprio. Non è necessario entrare con nessun genere di detersivo perché sennò rimarrebbe ovviamente, avrebbe schiuma, rimarrebbe dentro l'impianto e non è assolutamente necessario. Tanto tutto il mosto che viene prodotto verrà poi bollito e quindi sterilizzato automaticamente. È quasi terminato. Scusate i movimenti, ma lavorare con una mano non è semplice. Come vedete,